Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi un po' dei prodotti di skincare e di detersione che sto utilizzando in quest'ultimo periodo e con cui mi sto trovando bene. Ho fatto un paio di nuove scoperte che appunto avevo piacere di condividere con voi. Ho fatto anche una scoperta da cui invece sinceramente vorrei tenervi lontano, che è l'unico prodotto di make-up che vi faccio vedere, partiamo subito. Allora, partiamo con la detersione. Sto utilizzando questo detergente schiumoso in gel dell'Occitane, si chiama Hydra Vital Cleansing Gel oppure Nettoyant Radieux. I prodotti dell'Occitane, anche nella loro descrizione, hanno la doppia descrizione sia in inglese che in francese. Non facciamoci venire assolutamente neanche in mente di vedere se c'è una descrizione in italiano, perché chi se ne frega degli italiani. Ma comunque, vabbè, chiusa questa parentesi polemica, allora, questo detergente qui io l'ho comprato in combinato, in realtà non l'ho comprato perché questo poi alla fine è stato un regalo di Simo. Grazie Simon, ti ringrazio sempre tanto perché mi avevi fatto un po' questo ride a sorpresa e quindi questo praticamente era venuto come un regalo da parte tua e davvero ti ringrazio. In quell'occasione avevo preso questo, è il tonico, la lozione da usare in combinato. La lozione l'ho appena aperta, quindi l'ho utilizzata una o due volte, quindi non, sinceramente non ve l'ho neanche messo in questo video perché non mi sento ancora di pronunciarmi. È un detergente innanzitutto idratante, nel senso che non ha agenti particolarmente aggressivi che seccano la pelle. Questo devo dire che l'ho appurato perché un giorno invece di utilizzare questo ho utilizzato il mio solito detergente, un altro detergente schiumoso che avevo lì da finire. Devo dire che, ragazze, io quel giorno ho sentito la differenza, nel senso che quel giorno lì, malgrado poi avessi messo la crema dopo, la crema idratante, ho avvertito, ho percepito una sensazione di pelle che tira. Ho detto, adesso domani non uso quello, provo a riutilizzare questo. Devo dire che non ho avuto più quella sensazione. Non specifica a che tipo di pelle si rivolge, quindi probabilmente è un prodotto che si può essere utilizzato un po' da tutti i tipi di pelle, anche se vista la colorazione, vista la profumazione, mi aveva un po' tratto in inganno. Pensavo fosse una linea per pelli miste. In realtà no, nel senso che poi qui alla fine, io leggendo attentamente, non è specificato essere per pelli miste, ma comunque è una linea, penso, indicata per pelli, un po' tutti i tipi di pelle. E all'olio essenziale di Angelica, l'inci non è malaccio, ma non è un inci verde al 100%, da quel poco che ho potuto vedere, e ha questa caratteristica di, diciamo, risvegliare un po' la pelle al mattino, dandole appunto una sferzata di energia attivando un po', diciamo, la luminosità, diciamo, della pelle. In realtà io sinceramente quando dei detergenti si propongono di essere anche energizzanti a tal punto appunto di risvegliare la luminosità, sinceramente io su di me non è che noti particolarmente chissà quali effetti. Idem quando si va a parlare anche di effetti simili su una crema, a meno che appunto non ci siano vere e proprie particelle luminose che vadano a dare un effetto proprio ottico, che è proprio solo un effetto ottico. Quello su cui mi soffermo di più è più sulla qualità detergente, sul fatto che non secchi la pelle, e su questo devo dire che sono piuttosto soddisfatta. A livello di detergenza mi piace come lascia la pelle, mi piace la sensazione, un detergente schiumoso, a risciacquo. Qui dice che si utilizza anche per lo strucco, per rimuovere i residui
di trucco, ma sinceramente io come struccante non lo utilizzo, perché sapete che, a parte che io mi strucco la sera, e questo è un prodotto che io utilizzo prevalentemente al mattino. Vi ho fatto accenno di questo prodotto nel Get Ready With Me, dove ve l'ho fatto vedere proprio molto velocemente, ripromettendovi di parlarvene. Allora, questa invece è la crema che sto utilizzando, la crema da giorno della Bottega Verde. Questo è, si chiama Age Sublime, è una crema giorno con fattore di protezione 15. Vedete qua, vabbè, acero rosso, crema levigante anti-età rivelatrice di luminosità. Anche lì, a meno che i prodotti non abbiano proprio le particelle luminose all'interno che diano questo effetto ottico, io questa rivelazione di luminosità nei prodotti che dicono di fare questa cosa non la noto mai, ma sinceramente non è una cosa che poi vado ricercando nei prodotti. Quello che io cerco è che comunque il prodotto sia una, soprattutto per quanto riguarda le creme da giorno, quando per me fanno una buona base trucco, si assorbono in un tempo ragionevole e hanno un fattore di protezione, per me sono già promosse. Se poi mi danno una buona sensazione sulla pelle, siamo proprio al top. Questo prodotto, sinceramente, io non avevo assolutamente calcolato di acquistarlo, e difatti non l'ho acquistato perché mi è stato proprio omaggiato in occasione di una delle offerte. Sapete le offerte che mandano, a me spessissimo Bottega Verde mi manda le offerte nella cartolina. Era una vita che non compravo nulla da Bottega Verde, quindi i signori di Bottega Verde, presi da disperazione, mi hanno mandato questa cartolina dove mi hanno detto: senti, se ci vieni a trovare ti regaliamo una full size di questa crema, e poi ti diamo la possibilità di acquistare un altro prodotto al 70%. Poi solitamente nella cartolina ci sono sempre già tanti prodotti scontati del 60, del 70, dell'80% addirittura, e quindi poi con l'occasione ho fatto anche un mini acquisto. Allora, devo dire che questa crema io l'ho cominciata senza aspettarmi tantissimo, perché comunque io sinceramente creme di Bottega Verde ne ho utilizzato qualcosa anni fa, ma non è che sia la mia marca top preferita. Sinceramente ho usato tante altre cose anche nel tempo. E devo dire che invece, ragazze, da quando l'ho presa, saranno passate già 3 settimane. Quando non l'alterno o non l'ho alternata nel mese di agosto alla crema solare, quando avevo bisogno di una protezione maggiore, perché avevo preso anche la crema solare 30, ma quando non ho utilizzato la crema solare, io sono andata su questa qua, e devo dire che, ragazze, si assorbe benissimo, è una crema perfetta da utilizzare come base trucco. Ha una profumazione anche molto gradevole, poi vedete, ha anche una confezione piuttosto elegante, vedete, con il dispenser così, molto leggera. Sono 50 ml di prodotto, quindi vedete proprio, cioè, ho avuto in regalo la full size di questo prodotto. Unica cosa, allora, io sinceramente la preferisco abbinare ad un siero. Che adesso, di cui poi vi parlerò, del siero che sto utilizzando, vedete, siamo anche già a metà. Sto utilizzando sia di giorno che di sera, e in giorni più caldi, sinceramente, di sera l'ho utilizzato da solo. Lo sto utilizzando in abbinato al siero della Bioficina Toscana, questo qui per pelli spente e mature. Ma di questo vi vado a parlare più tardi. Allora, unica cosa che ha questo prodotto è che devo innanzitutto fare due push, cioè devo pushare, devo far fuoriuscire il prodotto 2 volte, quindi far uscire una quantità piuttosto considerevole per fare tutto il viso, perché se no è un prodotto che
mi dà, cioè non riesco a stendere, non è un prodotto che si stende con molta facilità. Nel senso che mi dà una stranissima sensazione, come se dopo un secondo che voi l'avete applicato fa una sorta di attrito. Per fortuna però questa sensazione dopo poco va via e della crema non rimane traccia, se non appunto la sensazione comunque di avere una pelle sufficientemente, diciamo, idratata. Io non sento il bisogno poi di mettere altro. Questa sensazione la riesco ad ovviare solo se utilizzo un siero sotto. È come se in un certo senso il siero preparasse la pelle, proprio la rendesse più scorrevole, non lo so, o meglio rendesse la crema più scorrevole per l'applicazione. Per il resto però vi devo dire che tutto sommato è stato un omaggio molto molto gradito e sono contenta di averlo preso. Sempre quel giorno lì mi sono lasciata incuriosire da questo fondotinta, che era uno dei prodotti che solitamente quando quando mi hanno mandato solitamente tutte le cartoline di offerte, spesso e volentieri trovavo in offerta scontato del 60, del 70, e il prodotto in questione è questo qui, fondotinta No Transfer Tenuta Perfetta, la colorazione è, non lo so, perché ci sono anche, la colorazione naturale. Allora, innanzitutto lo avete visto in azione durante il Get Ready With Me, lo vedete anche, è quello che sto utilizzando, che ho utilizzato anche oggi. Ragazze, non, come vi devo dire, allora, non copre, ha un effetto molto naturale, non fa neanche l'effetto di levigare neanche così tanto i pori. Io sapete che ho prediligo sempre comunque un fondotinta che almeno mi dia un aspetto un po' più levigato. È veramente un fondotinta, questo, dalla resa davvero naturale, che mi sembra quasi di non avere nulla. Anche sulla tenuta, sinceramente, se non lo fisso con una cipria, dopo un po' di tempo mi lucida anche leggermente la pelle, benché io non abbia una pelle particolarmente lucida. È vero che fa anche ancora caldo, quindi per carità, diamogli ancora la chance, magari quest'inverno non avrà più quell'effetto lì. Però sinceramente io, guardate, ve lo faccio vedere anche in azione. Allora, vedete, la consistenza è una consistenza cremosa. Da qua sembra piuttosto chiaro, ma poi vedete che una volta steso, allora, vedete, dà poi questa leggera coprenza, ma non è assolutamente un tipo di coprenza che mi soddisfa per quello che io, per le mie esigenze e per quello che io mi aspetto da un fondotinta. Una volta steso veramente risulta davvero davvero naturale. Non ci ho speso tantissimo, perché preso con il super sconto è venuto a costare sulle 4 euro, ma come vi ho detto anche durante il Get Ready With Me, guardando lo scontrino viene battuto prima il prezzo pieno e poi viene detratto lo sconto, e questo, ragazzi, è un fondotinta che a prezzo pieno costa 19 euro. Cioè, io 19 euro non spendetele mai, ma non fatevi venire neanche in mente di prenderlo scontato, perché a meno che, guardate, cioè questa è la resa, ecco, questo è il fondotinta. Vedete differenza? Boh, cioè si vede proprio una leggera parvenza di uniformità, ma molto molto leggera. Cioè, proprio prendetelo se vi piacciono i fondotinta super naturali, e niente di più. Andiamo avanti. Allora, poi ripeto, sotto la crema di Bottega Verde, sotto la panca, la capra canta, allora sotto la
la crema di Bottega Verde sto utilizzando il siero, appunto il siero di Bioficina Toscana, con appunto a questo sistema di a questo tasto che poi preleva il prodotto con il contagocce. Purtroppo mi è caduto, quindi il contagocce ciao, però vabbè, per fortuna ha una consistenza, diciamo, in gel liquido, e quindi si può benissimo anche utilizzare lo stesso, perché comunque io lo verso, oramai ne verso una piccola quantità sulla mano, e riesco ad utilizzarlo lo stesso. Purtroppo mi è caduto per terra e si è rotto il beccuccio. Per quanto riguarda lo struccaggio, allora lo struccaggio vi faccio vedere una piacevole scoperta, molto piacevole scoperta che ho fatto in occasione dei saldi da Kiko, dove ho voluto, approfittando dei saldi, degli sconti, delle promozioni, adesso non ricordo in quale occasione, se è stato durante i saldi del 70% o durante il 3+3, uno dei primi 3+3 a cui ho aderito, però la mia piacevole scoperta sono state queste salviette di Kiko, e queste sono le salviette struccanti, ma quelle scrub. Ci sono sia quelle struccanti semplici che queste qua. Allora, queste hanno una parte ruvida che fa appunto lo scrub sul viso nel momento in cui voi vi andate a struccare, e poi una parte invece liscia, che sinceramente è quella che io utilizzo per quando vado a struccare gli occhi. Preferisco sempre mettere magari una goccia di detergente, una goccia di acqua micellare o dell'olio per aumentare il potere struccante, però vi devo dire che queste salviette sono molto ben imbevute in ogni caso, e piacevolmente profumate, e sono anche grandi, perché comunque una volta aperte sono mediamente più grandi di tante altre salviette struccanti che si utilizzano. Non costano pochissimo, perché comunque 20 salviette, se voi le andate a prendere a prezzo pieno, queste salviette vengono 5,90, quindi magari meglio approfittare di qualche promozione, perché comunque a prezzo pieno sinceramente non danno molta non viene molta voglia di acquistarle, soprattutto adesso che andando, cioè, da Tigotà, da Quesapone, da Lilla Pua, si trovano spessissimo salviettine struccanti in super offerta, ma devo dire che queste hanno quel quid in più, appunto, di essere scrubbanti e di essere anche un po' più grandi. Il lato morbido poi è morbido, quindi non graffiano particolarmente la pelle, e mi piace poi come lasciano la pelle, perché chiaramente avendo poi questo potere scrubbante la pelle rimane anche piuttosto levigata, quindi per uno scrub veloce si può fare. Sto utilizzando il mio struccante, adesso non leggete qui Orlan, non leggete nulla, anzi non vi faccio leggere niente, qui dentro c'è il mio struccante, lo struccante fatto da me, vi lascio magari nelle schede se vi può interessare, molte saranno capaci, perché le ricette sui blog, su YouTube, veramente è pieno di queste cose, quindi sarete ormai tutte capacissime, chi di voi è interessato e chi di voi è appassionato a spignattare. Ho fatto questo detergente un po' di tempo fa, questo lo utilizzo sia preferibilmente sugli occhi, perché io l'ho fatto bifasico, e quindi lo utilizzo spesso sulle salviette o anche sul dischetto di cotone, se voglio andare appunto a struccare solo gli occhi. E poi ultimo prodotto che vi faccio vedere: quando vado a dormire, in questo periodo spesso ho utilizzato solo il siero, come vi ho detto, ed è questo qui di Bioficina. Però spesso ultimamente, questa è un'altra scoperta che ho fatto negli ultimi mesi, insieme ci ho anche aggiunto una goccia di questo qui, che è il Divine Oil di Caudalie. Questo è un olio che viene utilizzato sia sul viso, è un olio idratante, ma può essere utilizzato anche sui capelli e sul corpo. Ha una profumazione che ricorda molto
gli oli per capelli, quelli tipo della Biopoint, se non mi sbaglio, c'è un olio per capelli molto profumato, un po' orientaleggiante come olio, gli oli di argan, ricorda un po' quella profumazione lì, quindi se non vi piacciono queste profumazioni, magari appunto prendetevi ancora un attimo prima di acquistare questo prodotto, andatelo magari ad annusare. Questa è una mini taglia da 15 ml, ma ce n'è davvero tanto perché si utilizza a gocce. L'avevo comprato in farmacia poco tempo fa perché nella farmacia vicino a casa mia c'era la possibilità di prendere dei prodotti, delle mini taglie di Coda Lee a prezzo ridotto, e quindi avevo preso quest'olio e avevo preso anche una maschera sempre in mini taglia. Non so se esiste ancora questa promozione in farmacia, però io ve lo segnalo, e questo è un olio che ho utilizzato non tutte le sere, però a gocce alla sera prima di andare a dormire, mescolato insieme al siero. E questo è tutto, ragazze. Questi sono i prodotti che vi volevo, di cui vi volevo parlare. Spero di avervi dato qualche spunto, di avervi salvato anche da qualche acquisto un po' meno felice. Ragazze, ditemi voi se cosa ne pensate di questo fondotinta, se qualcuno di voi l'ha già usato, ma io veramente ci sono rimasta. Guardate, questo è il fondotinta. No, ragazze, io sono per qualcosa di, quando devo mettere il fondotinta mi piace che il fondotinta si veda. Sarò ancora all'antica, perché comunque so che molti amano prodotti di questo tipo, però vabbè. Ragazze, il video finisce qui, anche per oggi abbiamo fatto i nostri 20 minuti. Grazie ancora per tutte le nuove iscrizioni, grazie per i vostri commenti, e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!